Il cambio Shimano, classico cambio Shimano a 7 rapporti, la campanella ovviamente, è un motore di supporto che non supera ovviamente i 250 watt, anche qui sempre per il discorso dell'omologazione fatto prima. Le ruote sono di 26 pollici e la batteria è a 36 volt a 14,4 ampere. La batteria si ricarica in circa 7-8 ore di attesa. L'autonomia dichiarata in puro elettrico è di 40 km, non male, e sono 60 km con pedalata assistita, quindi 20 km in più. Giusto far notare che anche sul posteriore abbiamo un freno a disco e la bicicletta non pesa neanche tanto, pesa neanche 30 kg. Insomma, la bici che vediamo ha tutto quello che serve per poter competere con biciclette molto più blasonate di lei. Ora, esteticamente può piacere o non piacere il colore, a me il nero piace tantissimo, ad esempio, ma quello che mi piace di più è il comportamento su strada. Insomma, la qualità complessiva di questa bicicletta, seppur non eccelsa, è tutto sommato accettabile se poi lo confrontiamo con il prezzo. Ammettiamolo, gente, cioè tutto quello che avete visto fino adesso, tutto quello che vi ho raccontato, ha come prezzo di uscita meno di 800 euro, pari praticamente a biciclette molto più blasonate di lei e che costano magari il doppio, se non il triplo. È ovvio che il comportamento stradale sicuramente è diverso, anche il fattore estetico è importante, e qui la bicicletta è molto semplice, ma a questo prezzo trovare di meglio è praticamente impossibile. Insomma, gente, la bicicletta funziona molto bene e tutto quello che deve fare, in sostanza, che promette sulla carta, lo fa senza problemi. Voi a meno di 800 euro avete una e-bike completa, omologata e che si monta in 20 minuti.